Vi devo innanzitutto avvertire di una cosa, che questa è tutto fuorché una lezione. Quindi chi si aspettava una lezione paludata, no, non è così. Spero che sia interessante per voi. In realtà, appunto, è tutto fuorché una lezione, è sostanzialmente una storia. Infatti, quella che vi racconto è una storia vera e da quello che sentirete potrebbe sembrare fantasia, fantascienza. Invece l'approccio è scientifico perché tutto quello che sentirete è successo veramente ed è assolutamente documentato sui siti della NASA e nella libreria della Presidenza degli Stati Uniti. È una storia che è chiaramente politicamente scorretta, sia che la si guardi da destra che la si guardi da sinistra, e infatti è proprio per questo che mi è venuta voglia di raccontarla. Questa è la storia di un gruppo di uomini e di donne, di scienziati, di politici visionari che hanno immaginato negli anni 60 un futuro molto, molto diverso da come si è poi effettivamente realizzato. Hanno costruito le basi concrete per questo futuro e contro ogni pronostico sono riusciti nella impresa più impensata e difficile, quella di procurare all'uomo un mezzo per viaggi interplanetari. Hanno combattuto contro altrettanti uomini, contro altrettanti scienziati, politici, per vedere realizzato il loro sogno, ma alla fine hanno perso. Infatti, quella che vi racconto è la storia di quella volta che non siamo andati su Marte. La storia comincia il 12 aprile 1961, quello che vedete è il lancio da parte dei russi di un razzo che porta in orbita Yuri Gagarin. Lo vedrete in queste immagini, in realtà Yuri Gagarin non era un astronauta, era una cavia. L'hanno mandato su in una palla di acciaio, lo vedrete in un attimo, eccolo, lui fa la cavia. Questa palla di acciaio fa il giro della Terra in un'ora e mezza. E poi incredibilmente riescono a riportarlo a terra, Yuri Gagarin. Questo diciamo neanche loro se l'aspettavano. Infatti, adesso vedrete i festeggiamenti a Mosca. E in questi festeggiamenti, 1961, no? Potreste immaginare Unione Sovietica, tutta roba in pompa magna, parate. Invece c'è l'entusiasmo vero popolare del fatto che Yuri Gagarin è riuscito a tornare veramente, veramente a terra. È chiaro che questa è stata una cosa epocale, una manifestazione di superiorità tecnologica, ma anche politica, ma anche sociale, veramente, veramente forte. 12 aprile 1961, questo qui è Yuri Gagarin che ha salvato la pellaccia riuscendo a tornare a terra. La storia continua il 17 aprile 1961, solamente 5 giorni dopo. Quello che vedete è l'invasione da parte di 1500 patriotti cubani di Cuba nella Baia dei Porci. Adesso qui c'era un audio che però non si sente, vediamo se riesco a farlo sentire. No, vabbè, fa niente. Qui Kennedy dice: noi non abbiamo offerto supporto né navale né aereo a questi 1500 patriotti. Infatti è vero, non hanno offerto supporto, infatti sono stati massacrati dai cubani. E qui c'è Fidel che dice un po' pomposamente: questa è la prima vittoria contro l'imperialismo nel mondo e nell'America Latina. Uno schiaffo micidiale, micidiale solamente 5 giorni dopo il lancio da parte dei russi di Yuri Gagarin. E questo quando JFK era stato eletto dicendo che avrebbe mosso la nazione verso una nuova frontiera, invece stava andando indietro su tutti i fronti. Chiede al suo vice, Lyndon Johnson: do we have a chance of beating the Soviet by putting a lab in space or landing on the moon? How much would it cost? Should we put our emphasis on nuclear or chemical rockets? Queste sono le parole, diciamo, vere di Kennedy. E Johnson ordina a Webb, che era all'epoca il direttore della NASA,
il 5 maggio di portargli per lunedì 8 maggio le sue raccomandazioni. Non è come oggi, 1961, oggi per fare queste cose qui passano 3 mesi e mezzo, carte bollate, adesso c'è pure la PEC registrata, no, allora il 5 maggio chiede a Webb di portargli le raccomandazioni l'8 maggio. Le raccomandazioni di Webb, direttore della NASA, sono: Moon Landing, andiamo sulla Luna, e 2, sviluppiamo un razzo a propulsione nucleare. Dice del punto 2, provide a mean for even more exciting and ambitious exploration of space, perhaps beyond the moon, perhaps to the very end of the solar system. Questo succede l'8 maggio 1961. Quello che vedete qui è il famoso discorso di Kennedy alla Rice University. We choose to go to the moon. Noi scegliamo di andare sulla Luna non perché è facile, ma proprio perché è difficile, perché questo goal servirà a sviluppare al meglio le nostre energie ed abilità, perché questa è una sfida che vogliamo vincere. La nostra scienza ed educazione sarà arricchita dalla nuova conoscenza del nostro universo e ambiente, delle nuove tecniche per imparare e organizzare le osservazioni, di nuovi strumenti e computer per l'industria, per la medicina, per la casa e la scuola. Qui c'è tutto, c'è la visione che i viaggi spaziali servono anche per la società. E state sicuri che tutto questo costerà un sacco di soldi. Poi però dice, ma qualcosa meno di quello che paghiamo in tabacco ogni anno, 50 cents alla settimana per ogni uomo, donna o bambino negli USA. Lo sapete bene, negli anni 60 si fumava un sacco. Quindi gli Stati Uniti spendevano in tabacco più di quello che hanno speso per andare sulla Luna. Come tutte le presentazioni, come tutte le storie di questo tipo, abbiamo bisogno di un prequel. Il primo prequel è questo, e cioè che la letteratura di tutti i tempi, lo sapete, è piena di storie spaziali. Non è che comincia negli anni 60 questa storia qui. È una storia che è cominciata tantissimo tempo addietro, addirittura all'epoca dei Greci. E, per esempio, Luciano di Samostata, quando immagina di fare un viaggio oltre le colonne d'Ercole, immagina che durante questo viaggio una tempesta lo porta sulla Luna. Quindi l'idea di andare sulla Luna c'era già ben 150 anni prima di Cristo. Oppure, facendo veramente una rassegna velocissima, arriviamo al barone di Munchausen, che arriva sulla Luna, ma arriva sulla Luna o a cavallo di una palla di cannone o scalando un albero, una pianta di fagioli, che sono strumenti un po', come dire, non particolarmente comodi per andare a fare viaggi interplanetari. Ovviamente si arriva ai grandi romanzi di fantascienza dell'Ottocento, Verne, Wells, Poe. In realtà quello che vi faccio vedere qui è una cosa un tantino diversa ed è questa, forse. Disney, 1954, Disney commissiona a Von Braun una serie di fantastici, veramente bellissimi, pezzi da mandare in televisione. Questa è la visione che negli anni 50 gli scienziati avevano di Marte, un posto assolutamente non arido, un posto pieno di vita, pieno di piante, pieno di animali, pieno di cose stranissime. Questo è un ingegnere di Von Braun che immagina un metodo per andare su Marte tramite un'astronave, la vedete lì, ne parleremo dopo, con quel grande cappello alimentato da un propulsore nucleare. Questa che vedete qui è la risposta sovietica a Disney, e se vedete ancora più disneyana di Disney stesso. Sulle astronavi ci si va in pigiama, ci portano i gatti e arrivano più lontano, arrivano su Titano per andare su Saturno. Questo è anni 50, 1954, cosa si immaginava di Marte e dell'esplorazione spaziale. E questo succede anche in Italia. Questa qui è una copertina della Domenica del Corriere del 1954, dove dice, si legge poco, così arriveremo su Marte. Quindi nel 1950 si dava per scontata questa cosa, era una cosa ovvia, doveva succedere. Il secondo prequel è un prequel più serio e più triste. Questa qui che vedete è l'originale della lettera che Einstein scrive al presidente Roosevelt, dove gli suggerisce di usare l'energia atomica per fare una bomba, per vincere la guerra. Nasce la bomba atomica. Questa è una cosa famosissima, la conoscono tutti, non ve la leggo. Quello che molte persone però non sanno è che allegata a questa lettera c'era un memorandum di Leo Szilard
famoso e grandissimo fisico ungherese, che dice in questo memorandum: l'energia nucleare può anche fornire elettricità, spingere navi e aerei e razzi. E infatti questo è quello che è successo nel futuro, a parte i razzi. E nel 1953, stimolato da Leo Szilard, Robert Bussard scrive il primo articolo sulla realizzazione di un razzo a propulsione nucleare. Robert Bussard è quel signore in alto che fuma, ovviamente, anni 50, ve l'ho detto prima. L'articolo viene letto, per fortuna, da von Neumann. Ora, all'epoca, sapete bene, non è come oggi che ci sono gli archivi, noi scriviamo i nostri articoli, li mettiamo sugli archivi e 10 minuti dopo li conoscono tutti. All'epoca era tutto segretato, il 50% degli scienziati negli Stati Uniti lavorava per i militari e non poteva pubblicare, era tutto segretato. Quindi von Bussard lavorava per i militari e il suo articolo non lo conosceva nessuno. La sua fortuna è stata che per i militari lavorava anche von Neumann, famosissimo matematico, sempre ungherese, c'è una connessione ungherese micidiale in questa storia. Von Neumann è il più grande matematico di sempre, probabilmente, è quello che ha inventato i computer moderni. Vedete lì una fotografia di von Neumann con uno dei primi computer. Von Neumann si appassiona all'argomento e caso vuole che von Neumann era il capo della Commissione per l'energia atomica in America, cioè una, diciamo, più importante del congresso stesso, era quello che gestiva i soldi per lo sviluppo nucleare, sia civile che militare. Pensate voi quanti soldi gestiva von Neumann. Von Neumann si appassiona all'idea di fare un razzo a propulsione nucleare e comincia a finanziare il programma che si chiamerà Rover, programma Rover per lo sviluppo di un razzo a propulsione nucleare. Nel frattempo che succede? Succede questo, anni 50, il 4 ottobre del 57 i russi lanciano lo Sputnik 1, un microsatellite, lo vedete lì, una palla di ferro, che ha a bordo solamente un trasmettitore radio primitivo. I russi sono astuti, che cosa fanno? Comunicano a tutto il mondo quali sono le frequenze su cui trasmette lo Sputnik, in maniera che i radioamatori di tutto il mondo possano sintonizzarsi, e lo fanno. Sputnik funziona, fa giro della Terra, il segnale di Sputnik viene sentito da tutto il mondo. Il messaggio era solamente un bip, 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 ma in realtà la traduzione era chiarissima. Ragazzi, abbiamo vettori che possono portare le nostre bombe sulle vostre teste. Eisenhower, il presidente americano anni 50, minimizza. E mentre lui minimizza, i russi lanciano Sputnik 2. Sputnik 2 comincia a essere qualcosa di più serio, una roba da 2 tonnellate, con a bordo un cane, famoso Laika. E a questo punto negli Stati Uniti scoppia il panico, sia militare, ma soprattutto economico e politico, perché si capisce che il controllo dello spazio diventa una priorità. Eisenhower deve rispondere, cominciano le discussioni per creare la NASA, 57. Gli Stati Uniti discutono, i russi lanciano. Maggio 1958 lo Sputnik 3, lo vedete qui, comincia a avere l'aspetto di una navicella moderna. E a questo punto il gruppo dei senatori democratici, che si chiama Class of 48, in sostanza Lyndon Johnson, che diventerà vicepresidente di Kennedy, Albert Humphrey, che correrà per la Casa Bianca, Robert Kerr, che era il potentissimo, ancora più potente di Lyndon Johnson, era il presidente del Senato in America, e Clinton Anderson, prende l'iniziativa e scrive: Sputnik means space, travel, satellites and solar system research. New fields where creativity and cooperation become paramount. Think broadly. Space is more than a military staging area. Think nationally and internationally. Act civil. Questa è la frase fondamentale, act civil. Per fortuna Eisenhower riesce a seguire questo tipo di discorsi e la NASA viene creata come agenzia spaziale civile. La storia sarebbe stata totalmente diversa se la NASA fosse stata creata militare. Continuano i successi dei russi. Queste sono le immagini di Lunik 3 che raggiunge la Luna nell'ottobre del 59 con mezza tonnellata di payload, cioè cose serie. E ci fanno ovviamente anche un francobollo commemorativo. Ma torniamo al 1961. Nel 1961, dopo l'8 maggio, si decide si deve andare sulla Luna. Il problema è come andarci sulla Luna. Ci sono 2 problemi. Il primo è come immaginare una missione che parta da Terra, arriva sulla Luna e poi ritorni sulla Terra. La cosa più ovvia, uno prende un razzo, parte da Terra,
all'una e torna. Il problema è che questo razzo pesa un sacco, avrebbe bisogno di un casino di propellente e da conti veramente on the back on the envelope si capisce che non è possibile. Allora, la NASA riesce a immaginare il trucco vincente, che è il Lunar Orbit Rendezvous, cioè un'astronave va in orbita lunare, da questa astronave si sgancia un modulo che è molto più leggero, questo modulo leggero a Luna, il LEM è fatto praticamente di carta pesta, di Scottex, quindi leggerissimo, questo modulo a Luna, serve pochissimo propellente per tornare in orbita, si riaggancia all'astronave madre e l'astronave madre torna a Terra. Sembra facile a dirlo, però diciamo, avere questo tipo di immaginazione non è banale. L'altra cosa che serve è il lanciatore. Si capisce che serve un lanciatore della classe delle 100 tonnellate, portare in orbita 100 tonnellate. E Von Braun disegna il Saturn V. Saturn V è un mostro, è alto 110 metri, è largo 10 metri, pesa 3.000 tonnellate e porta in orbita 120 tonnellate. Ora, per confronto, lo Space Shuttle, quando funzionava, portava in orbita 25-30 tonnellate. Il lanciatore più potente che abbiamo oggi sul mercato, che è l'Ariane 5, ne porta 21. Negli anni 60 abbiamo costruito qualcosa che era 5 volte meglio di tutto il meglio che abbiamo oggi a disposizione. La NASA dà dei contratti, e la NASA e l'Agenzia per l'Energia Atomica danno dei contratti, per lo sviluppo di un razzo a propulsione nucleare. Si dà un contratto all'Aerojet per lo sviluppo del motore, che si chiamerà NERVA. Alla Westinghouse per lo sviluppo dei reattori e a Von Braun per i lanci di prova, che si chiameranno RIFT. Von Braun assicura Lyndon Johnson che i razzi a propulsione nucleare dovrebbero essere una realtà entro il 1968. Il RIFT sarà lanciato da un Saturn V. A questo punto vi devo spiegare perché c'è tutto questo vantaggio in una propulsione nucleare rispetto a una propulsione chimica. E per fare questo uso un filmato della NASA del 1960 in cui vi si spiega come funziona un razzo. Un razzo funziona in maniera semplice. Se uno è il razzo e due è il gas di scarico, dovete conservare la quantità di moto, cioè il prodotto della massa per la velocità. M1 è una massa grande e V1 è una velocità piccola. M2 è la massa del gas espulso, è piccola, ma la velocità del gas espulso è grande. Il trucco sta che dovete definire un impulso specifico, che è il rapporto fra i chilogrammi di propellente divisi i chilogrammi di spinta, e questo impulso specifico si misura in secondi. Per i razzi a propulsione nucleare è qualcosa dell'ordine di, è stato stimato, 900.000, per i razzi a propulsione chimica il migliore impulso specifico mai prodotto è qualcosa dell'ordine di 400. Cioè la propulsione nucleare produce un impulso specifico che è circa il doppio di una propulsione chimica. Che significa questo? Significa che o voi andate due volte più veloci a parità di carico, o che a parità di velocità avete il doppio del carico che riuscite a spingere con la propulsione nucleare. La prima è la cosa più importante, perché se andate due volte più veloci riuscite ad arrivare su Marte in soli 3 mesi. E questo è fondamentale per ridurre il pericolo di irradiazione da parte di raggi cosmici per gli uomini. Questa è una delle cose, diciamo, per cui oggi non ci andiamo su Marte, cioè gli uomini non ci vanno, perché l'esposizione per anni ai raggi cosmici praticamente dà la certezza di sviluppare tumori, fondamentalmente. Oggi non abbiamo ancora sviluppato una maniera di proteggersi dall'irradiazione di raggi cosmici. L'altra cosa fondamentale dei razzi a propulsione nucleare, come vedremo in un attimo, è il fatto che si possano facilmente spegnere ed accendere. E questo è fondamentale, perché se voi andate su Marte, poi volete essere sicuri che quando riaccendete il motore funzioni per tornare sulla Terra. Ora, i motori a propulsione nucleare che vi presenterò in un attimo sono stati testati dal vero con cicli di 40 accensioni e spegnimenti. Il miglior motore chimico mai sviluppato nella storia, che ancora oggi rimane il migliore, che è il J2 del Saturn V, cioè il motore del secondo stadio del Saturn V, quello che aveva un impulso specifico di quasi 500, e poteva essere riacceso solo 5 volte. Questo è quello che poi, diciamo, ha funzionato per portare indietro le persone dalla Luna. Quindi motori a propulsione nucleare estremamente più potenti ed estremamente più versatili di quelli chimici. Questo è il motivo per cui sono stati sviluppati.
E adesso vi devo dimostrare che non sto raccontando balle. Queste sono immagini prese da un elicottero, anni 60, delle installazioni a Jackson Flat, vicino Los Alamos, dove sono stati costruiti i laboratori per lo sviluppo di NERVA, cioè del motore a propulsione nucleare. In queste installazioni lavoravano circa 2.000 fra scienziati, ingegneri e tecnici nel deserto vicino Los Alamos, come potete vedere da queste immagini. Il programma Rover nasce in una fase iniziale chiamandolo Kiwi, cioè lo sviluppo delle tecnologie abilitanti. Kiwi, lo sapete, è un uccello che non vola, quindi questo qui era un motore che non doveva volare. È stato fatto solo per provare le tecnologie abilitanti. In pratica questo motore sviluppava una gran quantità di calore che permetteva di far fuoriuscire dall'ugello idrogeno ad altissima velocità. L'idrogeno è un gas trasparente, lo sapete, invece lì dall'ugello, risvolto verso l'alto, vedete che esce un fumacchio bianco. Il motore non stava funzionando bene, questo vi dice come all'epoca si facevano i test. I test all'epoca si facevano portando gli strumenti che volevate testare fino al limite di rottura, si facevano rompere, poi in laboratorio si studiava perché si erano rotti e si costruivano una seconda generazione meglio di quella precedente. Oggi, per lo spazio, i test si fanno in una maniera completamente differente, si testa qualcosa in maniera da non romperlo, ok? Da essere sicuri che non si rompa. È chiaro che questa è una visione che fa risparmiare molti soldi, ma fa progredire molto meno. Questo è il motivo per cui all'epoca, negli anni 60, in 10 anni gli Stati Uniti sono riusciti ad andare sulla Luna, perché avevano un approccio alle fasi di test di tutta la tecnologia che, diciamo, nasceva da zero, di questo tipo: testare le cose fino al punto di romperle, fare delle analisi, capire perché si erano rotte e poi rifarle meglio. E adesso vi devo presentare NERVA. Come funziona NERVA? NERVA funziona in questa maniera: c'è un enorme serbatoio di idrogeno liquido a temperature criogeniche dell'ordine del 2-3 gradi Kelvin e c'è un reattore, quel barilotto lì, pieno di barre di uranio. Questo è un reattore che sviluppa una temperatura di 2.000 gradi Kelvin e, per confronto, i reattori che funzionano oggi nelle centrali francesi, slovene, che alimentano la luce elettrica con cui sto facendo questa presentazione, vanno a 300 gradi Kelvin. Questo reattore era un barile di diametro di 1,5 metri, alto 3 metri, quindi una roba di questo tipo, sviluppa una potenza di 1.000 megawatt. 1.000 megawatt significa una centrale nucleare tipica tipo Caorso, ok? Solo che Caorso è grande quanto tutto il laboratorio di Frascati. Questo qui era grande così, quindi 1.000 megawatt in questo attrezzo. 2.000 gradi sono tanti, 2.000 gradi fonde anche l'acciaio. Come facevano a raffreddarlo? Spingevano l'idrogeno liquido in quei tubi e l'idrogeno liquido era poi riconvogliato sulle pareti del reattore in maniera da non far collassare il reattore. Tornava indietro, poi veniva sparato attraverso il reattore, attraverso dei buchi che erano presenti nel reattore, in questa maniera. Veniva riscaldato a 2.000 gradi e usciva a grandissima velocità, a grandissima temperatura dall'ugello. Ovviamente anche l'ugello era raffreddato criogenicamente. Questo concetto di raffreddare i motori, di raffreddare gli ugelli, funzionano tutt'oggi nei motori a propulsione chimica. Quindi, diciamo, questa qui è una legacy di questo sviluppo, di questo particolare sviluppo. La maniera con cui veniva, diciamo, regolata la potenza del reattore è del tutto differente da quella con cui si regola la potenza dei reattori, diciamo, che funzionano oggi. E era dato da quelle barre di boro che in quella posizione assorbivano neutroni, in questa posizione li riflettevano. E quindi in questa maniera riuscivano a controllare le reazioni nucleari nel reattore. Tutto questo sembra, diciamo, una cosa, quasi una favola. In realtà questa cosa qui è stata provata ed ha funzionato, come vi faccio vedere in un minuto. Prima vi devo raccontare però cosa succedeva nel frattempo nella società americana. Succedeva questo: la società americana era una società complessa. Quella che vi faccio vedere qui è la famosa marcia su Washington, la più grande manifestazione di tutti i tempi a quei tempi, 300.000
neri, anche molti bianchi, si radunano a Washington a sentire il discorso di Martin Luther King. Questo è il famoso discorso I Have a Dream. Tutti gli uomini sono stati creati uguali. Nel 63 viene assassinato John Kennedy, queste sono le immagini originali del corteo a Dallas, qui è John Kennedy con la moglie, e in un qualche secondo un colpo di fucile sparato da una di quelle finestre fa esplodere la testa di John Kennedy. John Kennedy era molto popolare, lo sapete tutti, e questa cosa qui prostra la nazione. Qui è Lyndon Johnson, il vicepresidente, che giura, diventando presidente, con accanto la moglie di John Kennedy, cosa abbastanza strana. L'altra, ovviamente questa qui è una cosa che appunto butta l'America in uno stato di prostrazione. Nel 63 comincia la disavventura vietnamita, ma comincia in questa maniera. Questo è un filmato Super 8 che siamo riusciti a trovare nella biblioteca degli Stati Uniti. Lo vedete, comincia come andare al mare a divertirsi, sono marina americani. Comincia come una scampagnata, oppure comincia come un videogioco. Non c'era contatto fisico tra le truppe e i Vietcong. Gli americani si limitavano a bombardare, napalm. 65 continuano le lotte per i diritti civili dei neri e qui vedete Lyndon Johnson in una cosa storica che firma il Civil Act, cioè la legge per la quale si assume che non ci sono più differenze fra i bianchi e i neri. Questo ovviamente non basta a una minoranza belligerante, qui vedete Malcolm X che continua, diciamo, nell'atteggiamento di rivolta verso la società, verso la politica americana. Quindi la società americana è una società complessissima e durante questa complessità che si sviluppa tutta la storia dell'esplorazione spaziale negli anni 60. Questo è un grafico che vi spiega, diciamo, in maniera sintetica un po' delle cose che vi ho detto. Qui, diciamo, nell'asse orizzontale c'è il tempo, nell'asse verticale c'è il logaritmo del prodotto interno lordo americano diviso per macro voci. E la linea nera è il finanziamento in America per i militari e vedete come c'è un enorme picco sulla Seconda Guerra Mondiale dove l'America spendeva fra il 30 e il 40% del prodotto interno lordo per spese militari, una cifra mastodontica, ma dopo vedete anche i picchi della Corea, del Vietnam e della guerra del Golfo. Ma vedete pure che c'è un plateau molto significativo. Questo plateau molto significativo, che diciamo mantiene la spesa militare americana intorno al 10% del PIL, cioè, ripeto, cifre pazzesche, è la spesa per il nucleare militare, cioè sono le bombe atomiche, la bomba H. Vedete, in rosso ho messo dentro quella curva tutto quello che riguarda il welfare. Significa sanità, significa scuola, significa pensioni. Tutto, tutto quello che può riguardare il welfare. Vedete come negli anni, diciamo, 50, in America si spendeva per il welfare, sanità, pensioni, scuola, l'1% del PIL contro il 10% per i militari. Questo vi dà un po' le dimensioni di che cosa stiamo parlando, insomma. Vedete come la curva rossa c'ha un gradino nel 1965. Quel gradino è in corrispondenza del programma di Lyndon Johnson chiamato Great Society. In pratica Lyndon Johnson aveva un programma, diciamo, molto fitto che è partito col Civil Act in cui dava, diciamo, diritti civili ai neri e la Great Society in cui in sostanza ha introdotto Medicare, Medicaid, cioè l'assistenza sanitaria gratuita per gli anziani e per i poveri, che ancora oggi funziona in America, e ha introdotto le spese obbligatorie per la scuola pubblica. Prima di allora la scuola pubblica negli Stati Uniti non era finanziata. Questo qui ha prodotto un incremento nelle spese del welfare, come vedete, dall'1 a circa il 10%. Ovviamente queste cose qui costano. In blu c'è tutta la spesa per lo spazio in America. Vedete il picco del programma Apollo per andare sulla Luna e in quel picco c'è anche lo sviluppo del motore a propulsione nucleare.
Al massimo si è arrivati a spendere lo 0,8% del PIL, quindi sembra che per andare solo uno abbiamo speso una marea di soldi, in realtà non è vero, lo 0,8% del PIL. E oggi la spesa americana per lo spazio è minore dello 0,1% del PIL. Cioè stiamo parlando di peanuts rispetto a quello che si spende per i militari o quello che si spende per il welfare. O quello che si spende per la ricerca. Negli Stati Uniti si spende per ricerca il 3% del PIL, per lo spazio lo 0,1%. Questo è il punto. Il problema è che quel picco Apollo coincide col gradino della Great Society di Lyndon Johnson. Questo è stato il problema dei problemi. Perché? Perché ovviamente aumentare le spese per il welfare e mantenere le spese militari alte e aggiungerci pure le spese per lo spazio era un problema. Avere un budget bilanciato non era facile. E questo significa che voi delegate un sacco di potere al Ministero del Tesoro americano, che si chiamava Bureau of Budget. Questo ovviamente non può decidere sulle spese militari perché queste sono priorità politiche. E prova a decidere su quelle spaziali e cerca di uccidere le spese spaziali. Deve risparmiare da qualche parte e la maniera dove vuole risparmiare è sulle spese spaziali. Tenta in tutti i modi di cancellare i programmi più pericolosi. E il rover, il programma di sviluppo di un motore a propulsione nucleare, era il più pericoloso di tutti, perché questo permetteva di andare prima su Marte, poi su Giove, quindi permetteva di fare missioni costosissime. In questa fase ci sono due persone, almeno tre persone, che sono fondamentali per la storia dell'esplorazione spaziale. Il primo è James Webb. James Webb, direttore della NASA. Io quando faccio questa presentazione racconto sempre un aneddoto carino. Voi sapete che a James Webb è intitolato il nuovo telescopio spaziale, il James Webb Space Telescope, JWST, che verrà lanciato dagli Stati Uniti in tre anni, 2018, che è il successore di Hubble. È un telescopio molto più grande di Hubble, sono 6,5 metri di diametro dello specchio, Hubble sono 2,5 metri di diametro dello specchio. Ora, James Webb Space Telescope è il singolo oggetto che ha moltiplicato il suo costo di più della storia dello spazio, ma probabilmente anche della storia fuori dallo spazio, perché è stato proposto nella Decadal Survey del 1990 per 800 milioni di dollari e il costo a oggi sono 10 bilioni di dollari. E poi dicono che siamo noi italiani che moltiplichiamo le spese. Insomma, facciamo ridere rispetto a queste moltiplicazioni. E sfortunatamente hanno dato il nome a questo telescopio di James Webb. James Webb, quando gli fu chiesto appunto nel 61 se bisognava andare sulla Luna, lui rispose sì, bisogna andare sulla Luna. Gli fu anche chiesto ma quanto costa andare sulla Luna? Beh, la stima che diede James Webb nel 1961, cioè prima che si sapesse come si poteva andare sulla Luna, sforò era stata minore di quello che è stata poi la spesa effettiva, solamente del 20%. E quindi quando io faccio questo raffronto dico sempre che James Webb oggi si sta un po' rotolando nella tomba rispetto a, appunto, alle moltiplicazioni di costi a cui siamo abituati oggi. L'altra persona importante è Seaborg. Seaborg è un premio Nobel per la chimica, è lui che ha scoperto il plutonio e altri elementi transuranici. È stato direttore dell'Agenzia Spaziale per l'Energia Atomica Americana, che include la parte militare. Nonostante questo, Seaborg è un pacifista. Si deve a Seaborg, in pratica, la scrittura dei programmi START e SALT negli anni 70, cioè i programmi di non proliferazione nucleare con gli Stati Uniti, fra gli Stati Uniti e la Russia. Quindi una personalità, ci sarebbe da parlare un paio d'ore solamente su Seaborg. E l'altra persona è Anderson. Anderson è un senatore texano, innamorato dell'esplorazione spaziale, ma anche innamorato del Texas. E in Texas sapete che c'è Houston, dove c'è la base appunto della NASA, e questi tre riescono a parare molti dei tentativi del Ministero del Tesoro di uccidere i programmi nucleari. Non riescono però a evitare che il Bureau of Budget tagli il RIFT, cioè il volo di prova di NERVA.
L'altra cosa che succede nel frattempo è questa. 1965 viene lanciato Mariner 4 per andare a fare qualche fotografia a Marte. Queste sono le immagini vere del lancio, e in un filmato della NASA dell'epoca. Queste sono ancora immagini vere e fra un po' vedrete un cartone animato di come si sviluppa la missione. Questo è il secondo stadio da cui viene deployed il pacchetto che dovrà arrivare su Marte. La sonda apre i pannelli solari, come viene spiegato da questo signore a un telegiornale dell'epoca, e producendo, diciamo, seguendo una traiettoria studiata e inventata peraltro da un ingegnere italiano, la sonda arriva a sfiorare Marte. La sonda non entra in orbita marziana perché era una cosa troppo complicata per l'epoca, sfiora Marte e nello sfiorare Marte scatta 72 foto. Queste sono le foto, cioè ci sono le coordinate X e Y della fotografia in quei numeri e poi la terza colonna è un livello di grigio. Dopodiché ci sono degli omini che traducono quelle X, Y e livelli di grigio in immagini e queste immagini vengono sparate al telegiornale della CBS subito dopo essere state ricostruite a terra. E queste sono le immagini, le primissime immagini di Marte mai arrivate a terra. E shock, su Marte non c'è niente di quello che si pensava, non ci sono piante, non ci sono fiumi, non ci sono oceani, non ci sono alberi, non ci sono animali strani, sembra la Luna. È una roba che ovviamente mette tutti i tentativi di, diciamo, sviluppare un progetto per andare su Marte in cattiva luce, perché che ci andiamo a fare su un posto come questo dopo essere stati anche sulla Luna, che è un posto simile a questo? Nel frattempo continua lo sviluppo di questo razzo a propulsione nucleare. Questi sono ancora test di un modello, si chiama Benchboard, perché non è in configurazione di volo. Qui vedete il reattore che ha accanto la turbopompa che pompa l'idrogeno liquido nel reattore, non ce l'ha sopra, e soprattutto l'ugello è rivolto verso verso sopra, non è rivolto verso sopra, verso sotto. E il serbatoio dell'idrogeno è posto laterale, quindi non è una configurazione di volo. Lo vedete qui, l'ugello è in sopra, la turbopompa è a sinistra. Questo qui sono prove successive di Nerva e di Phobos, che è un oggetto ancora più potente di Nerva. Se Nerva arrivava a 1000 MW, Phobos arrivava a 5000 MW. Questo è Phobos in funzione, e vedete che non si vede nulla, cioè funziona bene. Nerva è stato testato con accensioni continue fino a un'ora e mezza, un motore chimico funziona molto meno, funziona minuti, è stato acceso e riacceso, acceso e spento 40 volte, ed è stato infine nel 1968 provato in configurazione di volo. Vedete, l'ugello sta sotto, il reattore sta in mezzo e sopra c'è il serbatoio di idrogeno liquido. Questi test sono stati eccezionalmente buoni, non si è rotto niente, Nerva funzionava, era pronto per essere lanciato nello spazio. Queste, diciamo, non sono cartoni animati, sono filmati originali della NASA, se, diciamo, si trovano con un po' di fatica, ma si trovano anche su Google e quindi ve li potete scaricare liberamente. Funziona tutto. Webb chiede una raccomandazione alla National Academy of Science per il post-Apollo. La raccomandazione include sbarco su Marte a metà degli anni Ottanta e poi, già che ci siamo, fare anche una base lunare. E quello che dice Webb è: "We are doing one of the most imaginative efforts by the human race. The space program should be the cornerstone of your great society." Cioè riprende il tema di Lyndon Johnson sulla great society. Include anche lo spazio nel grande progetto di Lyndon Johnson della Great Society, che significa che lo spazio è visto come il volano della società. 1968, dalla pioggia si passa all'uragano. Quella che vedete qui è l'offensiva del Tet, il capodanno vietnamita.
Il 30 gennaio 1968 un generale completamente, diciamo, all'epoca si pensava pazzo, ma in realtà completamente un genio della tattica militare, Giap, morto a 103 anni, due anni fa, lancia 20 attacchi simultanei all'esercito americano, incluso un attacco al quartier generale di Westmoreland. Ovviamente sa che non può vincerli questi attacchi, perché l'esercito americano è infinitamente più potente di quello vietnamita, ma lo fa perché capisce che la guerra non si combatte solamente sui campi di battaglia, si combatte anche alla televisione, cioè questa intuizione formidabile. Queste sono le immagini che vanno sulla televisione americana a fine gennaio, inizio febbraio 1968, e c'è uno shock, perché in America erano convinti che la guerra o non si stava combattendo o la si stava vincendo facilmente. Non c'era la percezione che c'era un contatto fisico e che c'era un esercito che ti sparava addosso. Ok? L'America si rende conto che esiste una guerra. L'esercito americano che cosa fa? Risponde nella maniera più insensata possibile, con i massacri. Quello che vedete qui è il più famoso di tutti, il massacro di My Lai, in cui un plotone americano distrugge un villaggio vietnamita, incluse donne e bambini. Queste immagini qui vanno in televisione e queste immagini qui scatenano il pandemonio. Facilmente immaginabile come la società americana esplode. Queste che vedete qui sono le rivolte a Berkeley, famosissime rivolte di Berkeley del 68. Tutta la società americana è impazzita perché si è accorta che c'è una guerra in Vietnam, che l'America non sta vincendo, e si sta accorgendo che i militari americani si comportano in maniera non proprio... 4 aprile 1968 viene ucciso Martin Luther King. La comunità nera ovviamente va sulle barricate e cominciano dei riots intensissimi in tutte le città americane. Questa è la prima volta che anche Washington, la capitale, viene messa a ferro e a fuoco, la prima volta della storia dell'America che succede una cosa del genere. Martin Luther King aveva un amico, Robert Kennedy. Robert Kennedy stava facendo il 5 aprile 68 campagna elettorale a Indianapolis. Viene avvisato dell'uccisione di Martin Luther King e dice: ok, devo andare a dare io la notizia nelle piazze. E gli dicono: guarda che è pericoloso, guarda che i neri... c'è rischio, non andare a fare questa cosa qua, ci va lo stesso, e pronuncia questo discorso che vi consiglio di trovare su internet perché è fantastico, è passato la storia come the greatest speech ever, cioè il più bel discorso della storia, fatto da Robert Kennedy all'impronta a Indianapolis, a una comunità di neri, e i neri non l'hanno massacrato, quindi diciamo è stato anche fortunato. Quello che io non so è se lui immaginava che in un mese e mezzo avrebbe fatto la stessa fine di Martin Luther King. Queste sono le immagini dell'assassino di Robert Kennedy a Los Angeles, alla convention dei democratici, dove l'avrebbero a grandissima maggioranza eletto candidato presidente. Lui avrebbe vinto le elezioni perché Robert Kennedy era ancora più popolare del fratello, ed era poi la mente che c'era dietro al fratello. In realtà, se vi leggete i libri di storia, John Kennedy non era la mente del progresso americano degli anni 60. Dietro c'erano Lyndon Johnson e Robert Kennedy. L'America è prostrata, non riesce a risollevarsi, le elezioni le vince quel signore, Richard Nixon. È chiaro che in tutto questo grandissimo casino, Bailam, parlare di missioni marziane era ovviamente difficile, se non proprio fuori luogo. Fortunatamente nel 69 si riaccende una speranza, e la speranza è legata a questa cosa qua, questo è l'allunaggio. Queste sono immagini, diciamo, particolari che a me piacciono molto, perché qui vedete Colin che è rimasto sulla navicella madre, sull'Apollo 11, che fa un'immagine dell'EM che si sta staccando dall'Apollo in orbita lunare. E poi vedrete un'immagine presa dall'EM verso l'Apollo. Quella è l'Apollo in orbita lunare e l'immagine è presa dall'EM. Il LEM è quell'attrezzetto lì, veramente è fatto di cartapesta e di carta stagnola, perché doveva essere leggero. Il LEM doveva allunare grazie a un computer di bordo che doveva dosare l'energia dei retrorazzi. Non ve lo dico, che ve lo dica fa, il computer si rompe. Del resto i computer all'epoca, voglio dire, era una cosetta così. L'allunaggio viene fatto a mano da Armstrong, usando due joystick, e questa è una cosa che
diciamo, è fantastica perché tanto queste immagini le conoscete tutti, è inutile che le commento, vi racconto questo aneddoto perché è fantastico. Diciamo che i retrorazzi avevano un tempo di uso di massimo 15 minuti e avevano, diciamo, dopo i quali finivano il propellente e non rimaneva più propellente poi per rialzarsi dalla Luna e tornare sulla navicella madre. E Armstrong usa questi retrorazzi a mano e non ha il contatore di quanto propellente gli rimane sull'EM. Il contatore ce l'hanno a Houston, quindi a Houston gli dicono: guarda che manca 20 minuti, guarda che mancano 18 minuti. A 15 minuti da Houston avrebbero mandato uno stop automatico, perché sennò non sarebbe più rimasto propellente per... Armstrong riesce a mantenere nervi saldi e riesce ad allunare 10 secondi prima dell'invio del comando di abortire la missione. Questa è una storia che non tutti sanno, ma insomma è andata veramente così. La trovate un po' sui libri di storia. Queste sono le immagini del giubilo a terra. La trasmissione televisiva fatta sulle immagini dell'allunaggio è stata seguita all'epoca da 500 milioni di persone in tutto il mondo. Questa è stata la trasmissione televisiva più seguita della storia fino al 1982, quando si è giocata una finale dei campionati del mondo in cui l'Italia ha vinto. Non è una battuta, ma è vero. Quella trasmissione ha superato l'allunaggio, ma prima di quella... l'allunaggio era stata la trasmissione più seguita al mondo. E quindi, diciamo, c'è stato un cambiamento nell'opinione pubblica. Nel 68 l'opinione pubblica era concentrata su tutt'altro. Nel 69, luglio, 20 luglio del 69, agosto 69, ovviamente c'è stato un cambiamento epocale. Che succede? Succede che Nixon cerca di sfruttare la cosa e forma lo Space Task Group, con il compito di consigliarlo sul futuro, e mette a capo di questo Space Task Group il vicepresidente Spiro Agnew. Von Braun, che è una volpe, insieme a Payne, che era il nuovo direttore della NASA, il 4 agosto, cioè appena tornati gli astronauti della Luna, presentano a questo Space Task Group il progetto per andare su Marte, come posta Apollo, e offrono differenti opzioni. L'opzione più audace è per un ammartaggio nell'82. E questo è il filmato e i disegni, vi mostrerò in un attimo, che Von Braun e Payne portano a Spiro Agnew il 4 agosto del 69. Il filmato comincia con un lancio di Saturn V vero. Il Saturn V porta in orbita, invece che un secondo stadio chimico, porta in orbita un secondo stadio nucleare, il Nerva, anzi in realtà tre Nerva. Queste sono ancora immagini vere della separazione fra primo e secondo stadio, e a queste immagini vere segue un cartone animato, questo. Questo è nel cartone animato è un modulo a propulsione nucleare Nerva, che viene immaginato per fare tante cose, non solamente per andare su Marte, ma anche per fare missioni, come vedrete in un attimo, su Giove. Quindi viene proposto all'STC e a Spiro Agnew un piano completo, utilizzare questi stadi Nerva per l'esplorazione di tutto il sistema solare. Questo è come Von Braun immagina l'ammartaggio, e questi sono i disegni originali di Von Braun su come si sviluppa il profilo di missione. Lui immaginava di partire da Terra con due astronavi per sicurezza, ognuna equipaggiata da tre Nerva. Due Nerva servivano ad arrivare su Marte e uno a tornare indietro. E questo è il modulo disegnato da Von Braun per la navicella per ammartare, che vedete in questi disegni. Diciamo, ricalcava un po' il LEM. Ovviamente qui serviva molto più carburante, perché Marte ha una gravità molto più forte della Luna. Ma siamo arrivati un po' alla fine di questa chiacchierata. La fine è questa. 5 opzioni per un volo umano su Marte vengono presentate a Nixon.
che sembra approvarne una intermedia. Ma mentre fa questo discorso, taglia i fondi alla NASA. Lancio dell'Apollo 12. Nixon al lancio dice che vuole ospitare astronauti stranieri nei prossimi voli Apollo. Payne, direttore della NASA, risponde che con i soldi allocati non ci saranno più né stranieri né americani nello spazio. Infatti, come sapete bene, gli ultimi due Apollo, gli ultimi due Saturn V, sono stati cancellati. Un Saturn V lo trovate al museo di Houston, vi consiglio di andarci perché è una cosa impressionante vederlo disteso per terra lungo 110 metri, e l'altro ci hanno fatto lo Skylab, il primo, diciamo, laboratorio spaziale. Nel 70 il budget della NASA viene tagliato, circa di un terzo rispetto all'anno precedente. Questo significa che si ferma la produzione del Saturn V, cioè non si fanno più nuovi Saturn V. Il Saturn V era la chiave di volta, era l'oggetto, il lanciatore che permetteva di mandare nello spazio grandi pesi e quindi permetteva di fare esplorazione dello spazio profondo. In particolare era il Saturn V che doveva portare in orbita NERVA, e quindi fermare il Saturn V significa che si ferma anche NERVA. Nel 73 il Congresso approva lo shuttle con una capacità di carico di 25-30 tonnellate contro le 100-110 del Saturn V e decide di chiudere rover NERVA. Fine dei giochi. Payne si dimette. Si abbandona lo spazio profondo per l'orbita terrestre. Questa è stata la storia. Chiaramente, fosse andato in un'altra maniera, oggi non so se staremo a raccontare questa storia o altre storie, però questo è quello che è successo. Quali sono state le ricadute dei progetti Apollo e Rover? Beh, in sintesi 150.000 brevetti per 30.000 oggetti diversi. E una stima americana calcola che per ogni dollaro che è stato investito, speso in Apollo e Rover, sono stati ricavati 3 dollari. In realtà io ho letto su un libro francese che il rapporto è 1 a 5. Cioè, investire sull'Apollo e sul Rover è stata una delle cose più formidabili e fortunate se uno avesse avuto da investirci dollari all'epoca. Sapete bene che molte delle cose che usiamo oggi dipendono da allora. Il Gore-Tex, i computers, le saldature di precisione, perché queste erano cose fondamentali per costruire i razzi che sono stati usati all'epoca. I pacemaker, gli arti artificiali, l'ossigeno liquido e tutti i liquidi criogenici. In sostanza l'industria della criogenia è nata per le missioni spaziali. Oggi molte delle cose che facciamo anche qui ai laboratori nazionali non si potrebbero fare senza queste missioni spaziali. Il velcro, gli aspiratori portatili, gli avvitatori portatili, i circuiti stampati. Si è calcolato che negli anni 60 il 40% di tutti i circuiti stampati del mondo erano impegnati nel programma Apollo. I liofilizzati, adesso non so se questa è stata veramente, per chi ha figli l'ha assaggiati, insomma, non so esattamente, però vabbè. Il teflon, gli algoritmi sviluppati per la navigazione di Apollo sono le cose più fantastiche mai disegnate. Io ho un amico che lavora al Draper Lab dell'MIT, lavorando a navigazione di navicelle spaziali di oggi. E tante volte lui mi dice che quando non sanno come risolvere un problema, quello che fanno è decodificano dall'assembler originale degli anni 60 gli algoritmi usati per Apollo, perché quelli sono iper sofisticati, perché devono girare con una potenza di calcolo infinitesima, zero, ma fornire una risposta corretta perché dovevano andare sulla Luna e poi tornare indietro. In realtà la ricaduta forse più importante che c'è stata del periodo Apollo-Rover è quella del moonshot thinking. E questo non è che lo dico io, diciamo, lo trovate sui libri. Ovvero, però questa è una mia interpretazione, ovvero che cosa c'entrano Kennedy, Johnson, la Luna, Marte, i motori nucleari con gente di oggi, Bigelow, Elon Musk, Branson, Apple, Google e molti altri ancora. Beh, questo ve lo faccio spiegare da questo signore che si chiama Astroteller.
Per chi non lo conosce, AstroTeller era il direttore del Dipartimento Ricerca di Google, cioè il numero uno di Google di Dipartimento Ricerca. Quindi immaginate che tipo di stipendio può avere questo signore. Queste sono le parole di AstroTeller tradotte. Il moonshot thinking è un modo di pensare. Non è soltanto, come potrebbe apparire, una versione moderna del pensare in grande. Per essere un moonshot, il progetto deve affrontare un grande problema. E non basta, perché a far questo basterebbe la religione. Abbracciamoci tutti e le cose cambiano. E sfortunatamente non vanno così le cose. No, deve offrire una soluzione radicale in cui dobbiamo credere. E deve avere qualche scoperta scientifica o tecnica che ci faccia pensare che sia possibile arrivarci a risolvere questo problema. E non basta ancora, perché dipende da come la storia viene raccontata. Questo è il moonshot e questo credo che sia la legacy maggiore del programma Apollo. E moonshot è sicuramente Bigelow. Bigelow è un pazzo americano che qualche anno fa si è inventato di costruire degli alberghi in orbita gonfiabili e l'hanno preso ovviamente in giro perché dice ma come, una roba gonfiabile, arriva un micrometeorite, lo buca e arrivederci, i tuoi ospiti vanno a fare una brutta fine. In realtà lui si è inventato un metodo per evitare tutto questo ed è stato talmente bravo da convincere la NASA a testare uno dei suoi moduli sulla Space Station e questo succederà il prossimo anno. È chiaro che avere una cosa gonfiabile significa portare nello spazio un peso molto minore e sapete bene come il problema dello spazio è quello di portare roba su, perché portare roba su costa un maledetto fottio di soldi. Sicuramente Moonshot è quel signore lì in giacca bianca che vedete lì mentre fa una comparsata con il suo, nel suo diciamo, film preferito. È un fan di Iron Man, e lì lo vedete in Iron Man 2, insieme a James Dowen Jr. e a Gwyneth Paltrow. E lui è Elon Musk. Elon Musk, per chi non lo sa, è quello che si è inventato PayPal. Tutte le volte che noi usiamo PayPal, una piccola frazione di quello che noi spendiamo, molto molto piccola, va nelle sue tasche. Il problema è che le transazioni PayPal sono talmente numerose che pur essendo la percentuale che lui prende microscopica, quando voi moltiplicate, immaginate che cifre può fare. Lui è diventato miliardario a 33 anni, miliardario diciamo in dollari. Che cosa fa? Dice, ma mi compro un atollo in Indonesia, mi compro una... No, investe quello che ha guadagnato in un'impresa che è quella di costruire auto elettriche e venderle su internet. Io ci ho provato, voi vendete su internet, riempite un bel form, vi configurate la vostra autovettura e ve la comprate su internet, auto elettriche californiane. E non contento di questo, che cosa fa? Si inventa SpaceX. SpaceX è la compagnia privata che oggi funziona negli Stati Uniti, che costruisce lanciatori e offre lanci nello spazio. Di nuovo, voi potete comprarvi un lancio nello spazio con i lanciatori di SpaceX su internet. Non sto bleffando, è proprio vero. SpaceX ottiene dalla NASA un contratto gigantesco per portare su alla Space Station rifornimenti e approfitta del fatto che la NASA oggi non è più in grado di mandare su astronauti per avere un contratto ancora più grosso per sviluppare quella navicella, la Dragon, che servirà a portare astronauti americani nello spazio per la prima volta non utilizzando le Soyuz dei russi in un paio d'anni. Quindi diciamo è certamente un mega visionario e ci sa pure fare, insomma. E certamente moonshot e visionario è Bronson, che comincia vendendo Coca-Cola, poi vende CD, poi si accorge che con i CD e con le Coca-Cola non fa troppi soldi e si inventa la Virgin come compagnia aerea per vendere low cost da Londra a New York. Fa i soldi pure lui e che cosa fa? Pensa in grande, costruisce la Virgin Galactic per portare gente nello spazio a prezzi modici. Vi comprate un biglietto a $150,000 e anche questa cosa qui dovrebbe funzionare in un paio d'anni. Quindi oggi, diciamo, perché vi ho messo questa carrellata di personaggi? Perché è strano
pensare come negli anni 60 gli sviluppi più formidabili che ci sono stati sono nati e sono partiti dentro l'Accademia. Robert Bossard lavorava per l'Agenzia dell'Energia Atomica Americana, von Neumann, che ve lo dica fa, il più grande matematico di sempre, von Braun, l'inventore delle V2, poi si ricicla negli Stati Uniti, diventa un genio della missilistica. Insomma, tutta gente che lavora nell'Accademia, la NASA è l'Accademia. Oggi io vedo che in realtà le persone più innovative, almeno negli Stati Uniti, stanno fuori dall'Accademia. La NASA, lo vedete, se leggete un po' di resoconti sui siti specializzati, soffre perché non ha una visione. E Elon Musk ha una visione, vuole andare su Marte, quella è la sua prossima impresa. E io sono pronto a scommettere che se qualcuno su Marte ci arriva veramente, nei prossimi anni, non sarà la NASA, non sarà l'America nel senso di Stato, saranno noi privati o i cinesi. Gli altri che hanno un programma spaziale veramente aggressivo e visionario sono i cinesi. E quindi la mia personale scommessa è questa. Non so chi dei due arriverà prima, ma se qualcuno calpesta Marte, non sarà la NASA. E quindi il film che vedete oggi, The Martian, è anche molto bello, ma secondo me è sbagliato. Aftermath, fine del programma Apollo, fine dei Saturn V, fine del programma Rover Nerva. Il costo totale di Rover Nerva è stato, diciamo, tradotto in dollari attuali, 10 bilioni. 10 bilioni è quanto costa LHC, cioè è stato speso quanto costa LHC per prendere sta roba e buttarla nel cassetto. Fine del concetto di preeminence. Dopo la caduta del muro hanno fatto delle interviste a scienziati russi che non riescono a credere che gli americani avevano un motore a propulsione nucleare funzionante e l'avevano abbandonato. Loro sapevano che c'erano questi test nucleari in America, perché chiaramente erano, diciamo, fatti in atmosfera, quindi diciamo visibili un po' a tutti. E pensavano che tutto questo a un certo punto fosse stato segretato e che gli americani avessero continuato in segreto questi test. Non si rendevano conto, gli scienziati russi, ci sono delle interviste bellissime che trovate a Post 89, dice, ma non è possibile che a un certo punto gli americani avevano un motore e funzionava, no, hanno preso, niente. Fine dell'esplorazione umana dello spazio profondo. Lo shuttle può andare solo in orbita bassa, lo shuttle in realtà si è rivelato un'idea sbagliata, non raggiungerà mai goal, è stato, diciamo, pensato per fare 24 missioni l'anno, al massimo ne ha fatte 6, e è costato tipo 10 volte più di quello che doveva costare. E il programma, infatti, non sorprendentemente, a un certo punto si sono resi conto che era insostenibile e l'hanno chiuso nel 2010. Nel 73 muore Lyndon Johnson, che è veramente la persona audace, visionaria, creativa dell'amministrazione americana degli anni 60. Nel 76 il Senato abolisce lo Space Committee, il che significa che lo spazio torna allo stesso livello di una qualunque altra ricerca scientifica. Chiude l'Agenzia per l'Energia Atomica, che si trasforma anche questa in un'agenzia di livello più basso. Nel 73 comincia la ritirata dal Vietnam, che si chiude nel 75. L'8 agosto del 74 Nixon si dimette a seguito dello scandalo Watergate. Nel 76 arrivano a Marte le sonde Viking. Ci sarebbero dovute arrivare nel 71 come precursori di una missione umana dell'82. E con questo concludo. Questa è una cosa che ho fatto qualche anno fa insieme a un mio collega, Marco Faccini, all'Osservatorio Astronomico di Roma, e questo è il mio indirizzo email per chi abbia voglia di, insomma, farmi domande, contattarmi, qualsiasi cosa. Grazie. Grazie. Grazie Fabrizio per questo veramente affascinante